Nella grande città di Roma, dove i templi pagani si innalzavano al cielo e la gente si inchinava a divinità di pietra e bronzo, viveva Bibiana, una giovane con un cuore puro e una fede incrollabile. Bibiana era una ragazza come tante, ma la sua anima brillava di una luce speciale. Aveva imparato dalla sua famiglia a seguire l'insegnamento di Gesù, il maestro d'amore. Suo padre e sua madre erano un esempio di coraggio e dedizione, e anche sua sorella condivideva lo stesso spirito di fede. Un giorno la quiete della loro casa fu spezzata. La famiglia fu accusata di seguire la fede cristiana, vista come una minaccia da chi adorava gli antichi dei. Gli accusatori li separarono senza pietà. Il padre fu allontanato e mandato in un luogo lontano, dove le sue sofferenze furono tante. La madre trovò la sua fine con la dignità di chi ama Dio sopra ogni cosa. Bibiana e sua sorella rimasero sole, strette una all'altra come due rami dello stesso albero. La prigione divenne la loro nuova casa, un luogo oscuro e freddo, dove la fame e la solitudine cercavano di spegnere la loro fede. Ma il loro cuore rimaneva forte e ogni notte pregavano insieme, trovando conforto nella speranza di un giorno incontrare di nuovo i loro genitori in cielo. Il giorno in cui la sorella fu chiamata davanti al giudice, Bibiana sentì il suo cuore tremare, ma la sorella, con una forza che veniva da Dio, dichiarò il suo amore per Gesù e morì lì, davanti a chi voleva piegarla. Bibiana, rimasta sola, sentiva un dolore profondo, ma anche una forza nuova. Capì che era il momento di combattere fino alla fine. Chi comandava in città pensava di poterla vincere con l'inganno. Fu mandata da una donna che viveva nel peccato, una persona che avrebbe dovuto convincerla a rinnegare la sua purezza e i suoi valori. Ma Bibiana, con il cuore saldo come una roccia, resisteva a ogni tentazione. Passava le notti in preghiera, chiedendo a Dio la forza per restare fedele. Ogni giorno la luce nei suoi occhi brillava di più e chi cercava di corromperla rimaneva confuso e pieno di rabbia. Alla fine, chi voleva spegnere la sua fede decise di usare la violenza. Bibiana fu colpita, il suo corpo soffrì, ma la sua anima era ormai vicina al cielo. Con ogni colpo ricevuto, offriva il suo dolore a Dio, sapendo che presto avrebbe trovato la pace eterna. Quando il suo ultimo respiro lasciò il corpo, sembrò che il cielo si aprisse per accoglierla. La città che l'aveva vista soffrire ora custodiva il suo ricordo come un tesoro. Bibiana ci insegna che, anche nel buio più profondo, la luce della fede può brillare forte e illuminare chi ci sta intorno. Con il suo esempio, invita tutti a lottare per ciò che è giusto e puro, con coraggio e amore. E quando il cielo piange il giorno che la ricorda, sembra quasi volerla salutare con una carezza d'acqua, ricordandoci che la sua storia non sarà mai dimenticata. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.